il peggiore incubo di ogni genitore. Mamma! Bambini completamente fuori controllo che rendono la casa un inferno. Queste famiglie hanno raggiunto il limite. Hanno un disperato bisogno di aiuto. Gli rimane una sola opportunità. Chiamare SOS Tata. Ogni settimana un team di tate specializzate e molto competenti riceverà la telefonata di una famiglia in crisi e deciderà quale tata è la più adatta per risolvere i loro problemi. La tata avrà una settimana di tempo per ristabilire l'ordine in famiglia e restituire la serenità. Queste famiglie possono essere salvate. Ce la farà la nostra tata. Genitori d'Italia, la tata sta arrivando da voi. Ho 35 anni, sono impiegata e sono sposata con Rosario da 6 anni. Mi chiamo Rosario, ho 37 anni e faccio l'impiegato. Io e Rosario abbiamo 3 bambini, Anna è la più grande, poi ci sono i 2 gemellini, Enrico e Luigi. Anna, che è la più grande, è una bambina dolcissima, però nel contesto vuole essere al centro dell'attenzione, è molto capricciosa. Oh, ma lo sai che sono già le 8? Oh, lo sai che sto in città? Davvero? Mettiamo la magliettina, eh? Non mi piace che è un po' troppo ostinata e ostile verso i fratelli. Luigi ha 3 anni e mezzo e tra i 2 gemellini è quello più vivace, un po' più aggressivo, però ti dona il cuore. Luigi è anche vendicativo, è vero, nei confronti degli entrambi i fratelli. Lui, se subisce un qualche torto da qualcuno, non smette di punzecchiarlo finché non gliel'ha fatta pagare. Enrico ha 3 anni e mezzo, il gemellino di Luigi, ed è il più tranquillo. Tranquillo nel senso che ha un comportamento, tra virgolette, quasi da adulto. Io in certi momenti lo invidio perché da adulto non riuscirei a avere la stessa flemma di mio figlio. Cacciato! Io penso a volte che è il bambino che subisce di più nella nostra vita familiare, perché è molto tranquillo, lui pur di non essere quello che crea discussioni cede in tutto. E a volte io ho la netta sensazione di trascurarlo, proprio perché lui è buono e mi viene a volte anche da piangere al pensiero di Enrico che è tenero, è molto tenero. Scusate.
c'entra niente, adesso non mi viene così. Dopo le fai le costruzioni? No, quindi... no, non ti metti di qua, vieni a vestirti di là. Tra di noi da quando ci siamo sposate, che è nata Anna, più di tanto non è cambiato. Sono nati i gemelli e mio marito è cambiato, Rosario è cambiato dal giorno alla notte. La mia vita quando sono nati i gemelli è cambiata notevolmente, nel senso che non sono quasi più riuscito a ritagliarmi spazi personali. Lui dice di non avere più i suoi spazi, però riesce a ritagliarseli. Capita che Cristina ha un atteggiamento troppo irruento con uno dei tre figli e riesce a peggiorare la situazione. La cosa più facile da fare è urlare o dare degli sculaccioni perché ti stanno facendo andare fuori di testa. Ma puoi cambiare il gioco? È tardi, su, dai. Sì, caspita. Anna, adesso è tardi. Oh, io mi devo ancora lavare, dai. Andiamo. Mettila! Penso che l'aiuto di una tata sia la cosa migliore, ho proprio bisogno di un aiuto di una tata che ci guidi nel modo giusto. Sono Cristina, sono la mamma di tre bimbi, Anna, Enrico e Luigi, e io e mio marito siamo veramente arrivati all'esasperazione, non riusciamo più a gestire i nostri figli, praticamente continuiamo a litigare tra noi, sono proprio stufa, non ce la faccio più a portare avanti questa situazione, ho bisogno del vostro aiuto, ho bisogno proprio di un aiuto di una tata. In questa famiglia c'è veramente bisogno di un po' di regole. Se siete d'accordo, ci vado io. Comunque stai tranquilla, Lucia. Qui alla centrale restiamo io e Renata. Mi fido di voi. Buon lavoro, Lucia. Sono la tata Lucia. Sì, venga pure. Bambini, è arrivata la tata. Buonasera. 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 Io sono la tata Lucia. E tu chi sei? Come ti chiami? Sei un coniglietto? Chi sei? Tu chi sei? Anna. E tu chi sei? Enrico? Ma che bello che sei! E invece io sono Lucia. Cristina. Rosario. Piacere. Allora, io adesso mi siedo in un angolino. Fate come se io non ci fossi. Va bene? Io prendo il mio librone e guardo tutto quello che succede. Ma voi non dovete pensare che io sono qua. Thank you.
iniziano a giocare insieme. Purtroppo ho notato che i bambini non sanno comunicare tra di loro e il litigio sfocia immediatamente in una forma di violenza tra di loro. Lasciala stare! No, lasciala! Non fare queste cose! Non darmi! Ti fate male! Allora, basta! Ma insomma! Oltretutto, l'intervento della mamma supporta al punto che io ho sentito dire dalla mamma: non l'hai picchiato abbastanza? Non vi dovete picchiare! Ma allora? Allora? Ma perché la devi picchiare? Non gliene hai date abbastanza? Quindi i bimbi si sentono rinfrancati nel loro comportamento sbagliato. Allora, gliene hai date già! Ti ho detto che gliele hai date già! Basta! Cristina, la rimproverò spesso perché ritengo che l'80-90% dei conflitti che avvengono in famiglia dipendono dal suo atteggiamento verso i bambini. Mi fate male! Sbaglia perché non riesce a far capire ai bambini che ha perso il controllo, e credo che i bambini approfittino di questa situazione nei confronti della mamma. Basta che gli fai male da fare! Cosa? Sono stanca di stare dietro ai miei bambini in un modo, secondo me, non giusto, troppo aggressivo. Io ritengo che sia molto importante non fomentare questa forma di violenza, ma tirar fuori il meglio di questi bambini. A parte il carattere di Cristina che non mi piace e continuo a rimproverarglielo, è quello che di la continua ossessione nelle pulizie di casa. E quindi io vi dico, non avevo bisogno di sposarmi per avere una donna di pulizia, bastava pagarla. Come mamma non mi sento assolutamente apprezzata, io per lui non sono una mamma. Non lo so quello che posso essere per lui, a parte una donna delle pulizie. Di primo mattino i bambini si alzano, vanno in cucina, vedono solo la televisione, non comunicano per niente. La mamma prepara la prima colazione, ma è costretta a imboccare i bambini perché i bambini sono completamente imbesuiti davanti alla televisione. Sono già le 8:20. Mi hanno chiesto delle fette biscottate, poi dopo non si sono incantati a guardare i cartoni animati. Con la fetta biscottata mi devo mettere là a imboccare Luigi. Anna che si incanta a guardare i cartoni, sono sempre là che gli dico: Anna, muoviti, è tardi, si sta facendo tardi. La mattina è sempre così, praticamente avanti e indietro per la casa, cercando di vestire uno, preparare l'altro. Pur essendo in grado di vestirsi da soli per la loro età, i bambini ciondolano da una parte e dall'altra e l'unica manifestazione che hanno è il capriccio. Questo pantalone è bellissimo, vai. Ma è fatto! Ma questo non ti va più, è piccolo, tu sei diventato un gigante. Poi prendo uno per vestirlo e andiamo a vestirci, e quelli che rimangono in cucina o sono scappati in sala si sono messi a discutere, a litigare. Mamma! I bambini hanno imparato a urlare, a buttarsi in terra, fino a quando non ottengono l'attenzione della mamma. Oh, ma lo sai che sono già le 8? Ma lo sai che stai zitta? Sto zitta, muovi a posare queste cose e muoviti. Sto, alzati! Piano. Anna, Rosario, è tardi però, caspita, ti metti in mezzo anche tu? Rosario interviene così sommariamente e anche la sbuffa. Oppure prende Anna in braccio per cercare di calmarla. Il comportamento di entrambi i genitori
è assolutamente inadeguato. Sono completamente in balia dei capricci dei figli. Rosario teme un po' tutto, soprattutto teme la gestione diretta dei bambini. Vai, su! Lui si organizza le sue cose, i suoi spazi. Non dà spazio alle esigenze della famiglia. In questa famiglia io sto vedendo un grossissimo problema di comunicazione che si manifesta in svariati momenti di mancanza di rispetto e di continuo ricatto tra i vari membri della famiglia. Mettiti tu da sola, Anna, spengo la televisione. Ma papà è di là, li mette la mamma. Dai. Mami! Dai, metti gli occhiali. Immediatamente. E tu metti gli occhiali. Immediatamente. Metti gli occhiali. Questo? No, adesso lo metto. Calma. Metti gli occhiali. Papi! Metti gli occhiali! Anna decide di fare un capriccio. Anna. E la mamma le consente questo capriccio e chiaramente non riesce più a gestire la situazione. La mamma alla fine si comporta esattamente come Anna, strilla, il papà interviene, ma non in supporto della moglie, bensì in supporto della bambina. Ma non ti ho messo niente. Non l'ha fatto apposta. Anna! Non si dice. Anna, non voglio più sentire. Dai, basta. Metti gli occhiali. Erano puliti. Solo che ha sempre ragione lei. Basta. Abbiamo capito. Il papà, invece di intervenire per modificare la situazione, interviene solo per giudicare negativamente l'operato della mamma di fronte ai bambini. E sono comportamenti che poi i bambini ripetono anche tra di loro e sono assolutamente scorretti. Però me lo fai la cortesia? No! Non voglio! Ti ho detto che non devi stare in spiaggia, devi stare a tavola, quindi stai seduto composto. Sto calma, ma lo vedi come mangia? Guarda come ti vedi sul tavolo. Lui è un giudice praticamente, ti giudica, lui ti giudica su tutto quello che fai. Mi rimprovero e dico non sono capace, non sono alla sua altezza, non soddisfo le sue esigenze. Dall'osservazione mi sono resa conto che il problema principale è quello dei due adulti separatamente e come coppia. Quindi ho deciso di parlare di questo prima di affrontarli per il loro problema familiare. Vorrei proprio farvi una proposta che per me è inderogabile. Sto cercando di riflettere, di fare un esame di coscienza. Lasciala stare! No! Lasciala! Come mamma non mi sento assolutamente apprezzata, io per lui non sono una mamma. Allora, potete fermarvi un attimo perché mi preme molto di dirvi una cosa subito. Voi mi avete chiamato
perché avete dei problemi con i vostri figli. Io non sono d'accordo con questa espressione. Voi avete grossi problemi, ma con voi stessi, soprattutto come coppia che ha messo su famiglia. È da qui che io vorrei partire. Io credo che voi vi siate sposati perché in quel momento la vostra unione vi rendeva felici. Adesso avete tre splendidi bambini e credo che anche per loro voi vogliate la stessa felicità. Il problema grosso è che avete perso la vostra. Vorrei proprio farvi una proposta che per me è inderogabile. Prima di aiutarvi a risolvere il vostro problema dell'educazione dei figli, dovete decidere prima di ritrovare il vostro desiderio e la vostra gioia di vivere questa esperienza insieme. La strada giusta questa, però è difficile da percorrere. Cioè, anch'io vorrei essere felice, gioioso, però se la paura mi prende sopravvento e... Tra di noi c'è molta... c'è distacco adesso proprio. È difficile allargare il periodo della felicità rispetto a diminuire quello della paura. Io trovo che sia giusto mettervi di fronte a questo problema. Vi do quindi questo compito stasera. Tirate fuori le foto di quando vi siete conosciuti. Guardatele, parlatene, leggetele queste foto per ritrovare le vostre emozioni. Domani, dopo aver fatto questa cosa, voi mi direte se avete deciso di continuare su questa strada di ricerche, di trasmissione della felicità ai vostri figli, oppure no. Ci vediamo domani. Grazie. Buon lavoro. Se io e lui non ci rimettiamo in gioco e non ci riscopriamo come effettivamente eravamo prima, probabilmente non riusciremo mai ad avere una famiglia serena. Dal discorso della tata mi sembra di percepire che non sono l'unico colpevole, ma ho, diciamo, delle colpe abbastanza importanti. Io sono pienamente disponibile. Sto cercando di riflettere, di fare un esame di coscienza. Proprio voglia di modificare in meglio la nostra situazione. Rosario e Cristina, con i loro gesti, mi hanno confermato la loro disponibilità ad affrontare i problemi della famiglia e quindi adesso io posso parlare con loro. Bene, io sono contenta del percorso che avete cominciato a fare ieri sera e adesso posso parlare in generale della vostra famiglia perché sono sicura che potrete recuperare gli strumenti migliori per modificare le cose che non vi soddisfano. Adesso, come adesso, la situazione che io ho visto è questa. I vostri bambini, soprattutto Anna e Luigi, si comportano esattamente come voi li avete insegnato, con paura e dispiacere. Anna, che è la maggiore, che è la cocca di papà, apparentemente senza papà è persa. Gli occhiali devono essere, non è che devi fare chissà che cosa. Luigi è molto prevaricante. È come se solo lui sapesse come far girare il mondo. Vuole eliminare con la forza tutto il resto. Enrico, come voi dite, è il più buono e il più sottomesso. In realtà a lui questa vita che gli gira intorno non piace, se ne crea una per conto suo e una che funziona. Voi genitori siete completamente in balia dei vostri bambini che vi ricattano in continuazione.
Non mangio se non mi imbocchi. Sono già le 8 meno 20. È un ricatto assoluto a cui voi cedete tranquillamente. In questo modo, oltretutto, non li rendete responsabili del loro benessere, che è quello che volete. E quindi voi siete assolutamente schiavi di questa situazione, che è molto pericolosa. Smettila! Soprattutto quella del cibo. Perché i vostri bambini non mangiano perché hanno fame, mangiano perché voi li imboccate. Quindi non lo faccio mangiare? No, non lo fai mangiare. Gli metti pochissimo e quello devi aspettare che tuo figlio te ne chieda ancora. Perché sennò lui perde lo stimolo della fame, mangia solo perché è un obbligo. Effettivamente è vero, i nostri bambini riflettono quello che noi gli diamo. Stai seduto composto, sto calma, ma lo vedi come mangia? Ancora un po' metti i piedi sul tavolo. Quindi dobbiamo migliorare noi e far crescere bene loro. Dobbiamo rimuovere più forza di imporci. Di lasciar perdere, perché sicuramente all'inizio saranno pianti, capricci. Voi dovete non imporre, ma tirar fuori da loro. Comunque noi organizzeremo e io vi darò delle regole sulle quali voi comincerete a lavorare. E io sarò qui ad aiutarvi a metterle in pratica. Va bene. Sono pronta ad affrontare tutto. Brava, bravissima. In questa famiglia è giunto il momento di cambiare le regole. Allora, siamo qua tutti perché io devo dirvi delle cose molto importanti. Perché in questi giorni io ho visto come vi siete comportati. Certe volte eravate bravissimi, certe volte così, così. Anna, ho ragione? Ah, vedi che l'Anna lo sa. Perché lei è grande, le cose le sa. Tu sai fare la torta di mele. E allora se devi fare la torta di mele, cosa chiedi? Chiedi la ricetta alla mamma, vero? Allora, quando uno non sa come deve fare una cosa, ha bisogno della ricetta. Adesso do una ricetta per come ci si fanno le cose bene. Prima ricetta, si mangia da soli e senza televisione. Seconda ricetta, ci si veste da soli. Io ho visto Enrico che si metteva il pigiamino da solo. Io ce la faccio a mettere. Anche Anna ce la fa mettere. Anch'io. Certo. Io la maglia di pantaloni. Benissimo, perfetto. Io con la maglietta. Beh, adesso tutti impareranno a mettersi il pigiamino da soli, vero? Terza ricetta. Non si fanno capricci e non si alzano le mani. Le mani servono solo per mangiare e giocare. Quarta ricetta. Le cose si chiedono gentilmente e con calma, senza urlare, se no non si capisce niente. Luigi urla sempre quando fa una cosa alla mamma. No! Ultima ricetta. Si mette a posto tutto quello che si usa. Adesso insieme alla mamma e al papà appendete queste regole tutte intorno alla casa, così ve le ricordate queste ricette. La tata ci ha dato le regole e adesso incominciamo a metterle in pratica, sarà difficile. Credo che sia questione di abitudine, spero che si riesca a seguirle. Non solo dall'inizio, ma anche successivamente. Ho dato delle regole che in questo caso ho chiamato anche ricette. I bambini sembravano abbastanza contenti, mentre i genitori pensano che sia impossibile il compimento di questa ricetta.
soprattutto nel lungo periodo. Io credo invece che la ricetta funzionerà. Ah, eccoti qua. Ciao. Ciao. Vorrei che tu proprio ti concentrassi sul vincere la tua ansia e la tua paura. Vorrei che tu ti mettessi proprio alla prova e facessi degli esercizi. Il primo esercizio che ti propongo è quello di portare fuori i tuoi figli da solo. Magari comincia con due solamente. Fai una cosa breve, portali vicino a casa, ma fai vedere loro che tu sei forte. Allora magari ci provo con Enrico ed Anna. Ecco, comunque io ti seguirò. Perché vicino mi dà maggiore sicurezza, senza, allora ci proverò. Siamo andati al parco e Anna ha quasi subito voluto usare il capriccio come forma di richiesta di attenzione verso il papà. Non si permette più. Lui non l'avrebbe mai fatto prima, non se la sentiva di uscire da solo, con soprattutto con due bambini, al massimo con uno, se forse l'avrebbe fatto. Anna assume immediatamente, per attirare l'attenzione, dai comportamenti negativi. Il tuo lavoro è proprio quello di ignorare tutti i comportamenti negativi e imporre quello che tu hai bisogno di. Adesso per esempio tu non devi andare. Vai a giocare, invece di prendere il tuo pugno. Vai. Non baciare. Ho un po' sofferto nel resistere a non prenderla in braccio, a secondarla. Non mi prenderla qua! Non mi prenderla qua! Anna ha tentato a più riprese in tutti i modi di imporre la sua volontà. Ecco, perfetto. Per me è stata una sorpresa quasi, perché non credevo di avere questo risultato dopo che aveva fatto tutti quei capricci, quei lamenti. Non credevo che poi alla fine portasse a un'improvvisa calma. Hai visto come sei brava quando non fai capricci? La calma dopo la tempesta invece che prima. Mi sembra che tu sia stato bravissimo, devi dare atto a te stesso di essere riuscito a mantenere la coerenza con quello che è giusto, e il tuo comportamento è stato estremamente coerente, e vedi che hai ottenuto un buon risultato. Sì, infatti successo. Sono contento. Ce l'hai fatta. Un'altra regola, quella di non fare i capricci, che in effetti per me forse è la regola un po' più difficile da spiegare ai bambini, però vedo che non è che io devo spiegare ai bambini di non fare i capricci, loro i capricci li fanno, sono io che devo imparare a reagire in un modo corretto. Devi superare questo scoglio, non è un problema tuo se lui vuol perdere il suo tempo a fare i capricci. Quando tu fai il capriccio, devi lavorare con la massima forza. Allora, senza piangere, lo facciamo insieme. No, non resta, non vai via. Allora, non fai... Luigi è riuscito a inscenare un bellissimo episodio di urli e tentativi di buttare giù una porta. Quando Luigi ha incominciato a fare i capricci, io sono andata in bagno, sono chiusa a chiave e un po' ho fatto finta di non sentirlo, poi quando vedevo che era insistente ho cominciato veramente a sentire una forte agitazione all'interno. Secondo me non cede.
avanti finché non esco dalla porta. Lo conosco. Devi appunto insegnargli che non sei in balia sua. Guarda cosa stai vivendo. Sì. Adesso il prossimo intervallo in cui lui è zitto e non batte sulla porta, devo fare la pace. Tu apri la porta e gli dici: vedi, adesso che ti sei calmato, la mamma è arrivata. Mi dici che cosa vuoi. Adesso ti sei calmato, ascolta la mamma, dimmi cosa c'è. Se tu, allora, ascolta un secondo. Se tu mi parli con calma, io cerco di capire quello che vuoi e mettiamo tutto a posto. Volevo calmarlo, ma il calmarlo era quasi incominciare a urlare. Invece la mia calma sono riuscita più o meno a far calmare Luigi. Ti sei calmato? Subito dopo Anna ha ripreso la sua ricerca di attenzione da parte del papà. È vero che le regole prevedono di non fare capricci, però questo non vuol dire che Anna sia perfetta. Ha fatto di nuovo i capricci come al parco e io sono stato ugualmente fermo e infatti ha ceduto e si è calmata senza problemi. Hai smesso di fare capricci? Hai smesso? Non fai più capricci? Possiamo dire che adesso ho imparato io come devo comportarmi con loro e non viceversa. È ovvio che nessuno ha la bacchetta magica. Peraltro i genitori sono riusciti a gestire correttamente. Ho visto che in questa casa si mangia sempre davanti alla televisione e ho deciso di far prendere ai genitori una decisione drastica. Voi dovete spostare la televisione e dovete dire ai bambini: i cartoni sono ad un'ora, per cui se voi finite, appena finite di mangiare, andate in sala. Va bene? La televisione è stato un errore mio, dare il vizio della televisione. Cercavo uno stratagemma per farli mangiare in modo più veloce e invece ho trovato il metodo più sbagliato. Quando la tavola è stata apparecchiata, i bambini sono arrivati e hanno assolutamente accettato la nuova situazione. Hanno mangiato da soli e abbastanza compostamente e quindi con gran stupore dei genitori la cena si è risolta in un tempo abbastanza consono alle necessità di tutti. La cena è stata un'altra notevole sorpresa, perché i bambini si sono comportati come mai l'ho visti comportare a cena. Si sono seduti, hanno mangiato da soli, noi li guardavamo semplicemente e loro hanno mangiato quello che dovevano mangiare senza fare grossi capricci. Bravissima, adesso vai in sala, così intanto che guardi i tuoi cartoni, metti il pigiamino. Non mi aspettavo che, insomma, tutto andasse bene. Invece effettivamente non hanno proprio chiesto della televisione, non se ne sono quasi neanche accorti. I consigli della tata cominciano a farsi sentire positivamente. Sono convinta che nel ritrovato clima di serenità anche Enrico riuscirà a partecipare pienamente a tutte le attività della famiglia. Grazie. Andrà sempre merito un bacio. Bene, figurati. sei stato bravissimo, sì, va bene.
di fare i capricci? Hai smesso? Bravo, visto? Ma che bocca grande! Sei stato proprio bravo! Stamattina i bambini hanno fatto colazione in modo, direi, proprio idilliaco. Hanno mangiato da soli, non hanno preteso la televisione e hanno interagito anche fra loro con soddisfazione di tutti. Anche a colazione ho visto che innanzitutto non mi hanno proprio chiesto di accendere la televisione, hanno guardato anche l'angolo vuoto senza problemi, hanno fatto la colazione tranquillamente senza doverli imboccare, tra virgolette, comunque dargli il latte, insistere sul baby, fai presto, che è tardi, invece no, è andato tutto quanto liscio. È buonissimo quel sapore. Sentiamo? La seconda regola che ha dato la tata era quella di vestirsi da soli e ho visto che l'hanno accettata volentieri, quasi come un gioco. Sei bravissima, fammi vedere che bella che sei. Che bella! Era un traguardo per loro arrivare a farmi vedere. Mamma, guarda, ho messo la maglietta, sono stato bravo. Oh, sei stato bravissimo, sì, va bene. Sì, hai messo quei pantaloni ancora, va bene, non c'è problema, sì, bravo. Le regole stanno incominciando a funzionare. Sto imparando io a comportarmi diversamente con i bambini. I bambini hanno saputo vestirsi da soli e questo per la mamma è un grosso passo avanti. Mi sento più serena io, più forte nei confronti dei bambini e non ho paura di affrontare i problemi. Mi sembra che le cose stiano andando un po' meglio, o no? Sì, migliora. C'ho ancora un altro tormento da darti. Girando per la tua casa, ho visto che tu hai messo sugli spigoli, soprattutto della sala, dei ripari. Allora, sempre perché tu devi renderti conto che i tuoi figli ormai sono grandini, così ti togli anche la paura e l'ansia, tu coi tuoi figli, spiegando cosa stai facendo, togli tutti i ripari. Sono un po' preoccupato, però. Non ti preoccupare. Quando la tata mi ha chiesto di eliminare le protezioni, sono rimasto un po' sorpreso perché non credevo fossero un problema. Dobbiamo levare tutte queste cose. Hai visto? Guarda, mettiti vicino allo spigolino qui. Visto che sei più alto, non ti fai più male. Tocca, vedi? Fa male. Ma voi siete grandi, potete evitarlo, vero? State attenti. Adesso bisogna stare attenti, Non c'è bisogno. Sicuramente questa allegria generale ha dato anche a Rosario un senso di minore ansia e preoccupazione che gli è tipico. Adesso va bene, non ci penso. Non c'è più quella cosa che dice, vabbè, ma questi bambini non crescono mai, devono essere sempre protetti con delle protezioni particolari. Non ci sono, basta, ok, si va avanti. Rosario, così, di punto in bianco, mi ha proposto di fare una passeggiata con i bambini, di andare un po' al parco. Devi fare qualcosa? No, niente, dai. Allora, ci prepariamo e andiamo. Ok, dai. Sono rimasta. Una cosa piacevole, nuova e spero che non sia un sogno, che insomma, spero di non risvegliarmi. Cristina ha veramente accettato con sollievo questa decisione del marito,
proprio perché entrambi hanno capito che potevano condividere sia la fatica sia la gioia di momenti di educazione e di svago con i propri figli. La cosa ha funzionato perfettamente, abbiamo avuto anche un apprezzamento reciproco dei genitori perché Cristina è riuscita a vedere che Rosario gestiva da solo i figli senza paure. Mi sembra che questo sia stato un ottimo primo passo verso una nuova strada che loro hanno intrapreso nell'educazione dei figli. Ci siamo rilassati, abbiamo avuto anche dei momenti di coccole, abbracci che oramai non erano più nella nostra regola, diciamo, di vita di marito e moglie. È stata un'esperienza, devo dire, anche questa positiva, perché io credo anche Cristina ci sentavamo più sicuri nell'affrontare eventuali problematiche con i bambini. Grazie tata. Non credevo che in così poco tempo si potesse avere una svolta della situazione familiare che si era creata, però devo ammettere che la svolta c'è stata. Mi piace poter dire oh, ce l'ho fatta. È una bella cosa e sono proprio contenta che la tata sia venuta in nostro soccorso. E poi è bello ritrovare mio marito alla fine. 7 giorni sono passati, il mio lavoro qui è finito ed è ora che io me ne vada. Eccovi qui tutti. È arrivato il momento di salutarci, adesso devo andare. Posso darti un bacino? Ciao. Ciao Enrico. Ciao. Ciao. Ce lo diamo noi che è molto alla pari. Grazie di tutto. Ciao Anna, tu me lo dai un bacino? Tu che sei la principessa. Me lo dai? Ciao. Vi ho lasciato una lettera che leggerete quando io me ne sarò andata. Va bene? Va bene. Ecco, arrivederci. Ciao. 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 Carissimi Cristina, Rosario, Anna, Enrico e Luigi, in questi giorni ho cercato di darvi delle ricette, ma la più importante me l'avete data voi. E sapete perché? Perché dopo aver letto ed appeso le mie, avete tirato fuori la vostra, la più importante, quella dell'amore e della buona volontà. Anna, Luigi, Enrico, avete strepitato un po' di fronte alle nuove ricette, ma poi le avete assaggiate e assaporate. Cristina, ti ho visto sorridere e darti da fare anche quando eri molto stanca per il peso della tua grande famiglia. Rosario, ti ho visto esprimere il tuo amore e la tua riconoscenza per la tua donna anche quando avresti voluto darli solo per scontati. Avete costruito la vostra famiglia su un pavimento lucido e solido, l'amore, e adesso dovete solo rispolverarlo e eliminare tutte quelle piccole cose in disordine che il tempo ha buttato sopra. Per questo vi lascio una piccola piantina profumata. Ogni tanto trovate il tempo per guardarla e sentirne il profumo. Il profumo vi creerà un sorriso e vi ricorderete quanto sia più facile spolverare insieme e il pavimento della vostra vita sarà di nuovo lucido e il sorriso di voi tutti ne sarà rispecchiato. Un caro e forte abbraccio, Tata Lucia. Napoli, terra di sole, di mare, di allegria e di caos. E qui, come due vulcani pronti ad esplodere in qualsiasi momento, vivono Paolo e Pasquale. Mammaccia! Non
mi fate urlare, ho detto basta! Ma che sei matto? E basta! Mamma Anna è disperata. Quando io parlo è come se non parlasse nessuno. Riuscirà la nostra Tata a salvare questa mamma? Nella prossima puntata a SOS Tata. Thank you.